Io ci ho parlato per telefono pochi mesi fa e lui era desideroso di fare un film. Ha detto: lo farò in tre stanze perché nella situazione in cui mi trovo non posso fare di più, ma voglio fare un film gioioso, ci deve essere la gioia. Ma Bernardo è stato un grande poeta del cinema, un cineasta che ha saputo parlare del suo tempo, restando lontano dalla cronaca, riuscendo in qualche maniera a raccontare noi stessi senza raccontare il momento, un tocco suo particolare. E poi un cineasta dallo sguardo unico, singolare, che ha fatto scuola e farà sempre scuola, ma poi una persona straordinaria, molto generosa. Poi abbiamo percorso strade parallele, ma ci univa violentemente il desiderio di reinventare il cinema. Parlo di quando eravamo giovani. Dicevamo cinema anno zero, noi ora inventeremo il cinema. E quindi abbiamo fatto delle cose più o meno belle, più o meno pazze, e poi ognuno è andato per la sua strada, ma sempre ci siamo sentiti, abbiamo parlato e... Appunto, dicevo prima che io ci ho parlato per telefono pochi mesi fa e lui era desideroso di fare un film. Ha detto: lo farò in tre stanze perché nella situazione in cui mi trovo non posso fare di più, ma voglio fare un film gioioso, ci deve essere la gioia. Ecco, non gli è stato concesso di farlo, però credo che sarebbe felice di vedere come non solo l'Italia sta parlando di lui e del suo grande cinema.